Doppio allenamento in programma quest'oggi in Casa Crotone. Tra una seduta e l'altra è intervenuto Coffi Gigi ai nostri microfoni. Coffi, iniziamo con le domande che hanno inviato i giornalisti. Iniziamo dalla prima. Prima da titolare per te con la maglia del Crotone, dopo un avvio un po' in salita a Verona, sei cresciuto col passare dei minuti dimostrando il tuo valore. Già sono contento di fare una partita di 90 minuti. Fa tanti mesi che non ho giocato, quindi mi fa già piacere. Dopo ho provato a dimostrare qualcosa, mi manca ancora il ritmo di partita. Quindi faccio il lavoro all'allenamento e ho bisogno di trovare il ritmo per mostrare ancora di più. A livello fisico, appunto, hai pagato il fatto di non aver svolto la preparazione a causa del Covid. Ora però stai bene e potrai dare sicuramente una mano alla squadra. Sì, sicuro che ho lavorato tanto per ritrovare bello fisico. Adesso, come ho detto prima, mi manca solo il ritmo della partita, che questo è una cosa importante perché quello che facciamo all'allenamento non è come la partita, quindi è questo che mi dà la fiducia. Sono le partite che devo prendere tutto che arriva dopo. Arriva il Benevento che ha 21 punti in classifica e non sembra essere una squadra neopromossa. Sì, magari. Questo è il calcio, che qualche squadra che arriva nella promotion fa molto bene e qualcuno sono un po' più in difficoltà. Ma noi abbiamo la qualità, quindi siamo una bella squadra, dobbiamo lavorare e fare una bella partita contro Benevento e basta. Cosa ci vorrà per ottenere punti importanti? Dobbiamo essere più cattivo, dobbiamo essere più attentivo sulle fasi difensive e dobbiamo fare il gol. Se non prendiamo gol, possiamo vincere la partita. Se prendiamo gol è più difficile. Quindi dobbiamo lavorare come facciamo all'allenamento, ma ancora di più e essere più cattivo, più concentrato. Per chiudere, purtroppo la classifica dice che il Crotone è ultimo. Cosa occorre per uscire da questa situazione delicata? Quello che ho detto prima che è importante che dobbiamo alzare la testa sempre, lo so che non è facile di prendere tanti gol, che anche siamo ultimo della classifica, quindi dobbiamo lavorare sempre e quando tu lavori arriva sempre una cosa bella, quindi dobbiamo continuare a fare come facciamo, ma ancora di più e arriva le cose bellissime.